Alfredo Salvatori. Gabriele Salvatori. Età? 75. 43. Cosa fa la vostra azienda? Marmi per l'architettura e oggetti di design sempre fatti in pietra. Dei prodotti che escono un po' dalla normalità. Creare un prodotto innovativo da materiale di scarto, pensavate potesse avere successo? Il successo è scontato una volta che siamo riusciti a farlo. Difficile era farlo. Lavorando molto con gli Stati Uniti, ho contattato lo US Green Building Council, gli ho chiesto se sarebbero stati disposti a valutare un prodotto che avevo già in mente da tempo. Ce l'hanno valutato positivamente, ci hanno premiato. Legare l'attività al territorio, quanto ha inciso sul vostro successo? Certo, la base è quella, qui c'è una cultura che ci ha insegnato tantissime cose, però i tempi cambiano. Mentre in passato dipendevamo anche molto da tutto il settore dei terzisti intorno a noi, oggi siamo sempre più slegati dal territorio, da un punto di vista lavorativo. Cosa sarebbe successo se non ci fosse stata una nuova generazione a portare avanti l'attività? L'azienda sarebbe morta. Invece, grazie al fatto che siamo entrati, spero proprio che non accada. Quali sono i pregi e i difetti dell'altro? Pregio è un ragazzo molto innovativo. Il difetto, si disperde un po' in mille cose a volte. Ha ancora la curiosità e l'entusiasmo di un bimbo. Difetto che va avanti per la sua strada, facendo finta di ascoltarti, ma poi fa quel che vuole. Volete dirvi qualcosa? Che prenda un po' le cose con più serenità. Ti voglio bene. Salutatevi. Ciao. Ciao.